stavolta con loro. Ups, chiudi tutti, surprise. Se fosse quello che penso all'ultimo. Allora, questo perché se funziona, se questa teoria è giusta, ovviamente non lo specificheremo nel titolo, in caso Esatto. contrario no. La teoria sarebbe che praticamente Allora, perde, noi troviamo il draghetto in verde. teoria. Allora, oggi innanzitutto vi faccio vedere che mi è arrivato questo, che è quello rosa. Bellissimo. E appunto, io volevo anche quello verde. Se vi ricordate, l'avevo detto. E mi hanno detto che c'è questo metodo dove praticamente adesso vi faccio vedere il paragone. Aspetta, allora vedete questa l'avevamo già aperta. Qui ha questa sottospecie di Alette. alette tipo qua, mentre questa in teoria non l'ha. Adesso io la apro e vi faccio vedere. Allora, questo è quello che vi dicevo prima. Allora, qui dentro avevamo trovato, vedete, lo slime, quello oro. E qui ha questa sottospecie di aletta. Mentre guardate, qui è diverso, perché vedete anche la forma. Questa è più bassa, mentre questa è più alta. E non ha le ali. E tra l'altro hanno un colore di giallo diverso. Non so Sì, se si riesce si a nota. vedere. Allora, qui c'è quello tipo pasta. Qua, teoricamente, se ci esce fuori il draghetto verde, lo slime sarà quello water, quindi acqua, quello acqua, e ci uscirà lo slime rosa. Scusate ragazzi, ma sono raffreddata. Adesso noi andiamo a vedere. La mia teoria, teoricamente, toccandolo dovrebbe essere giusta. Adesso andiamo a scoprirlo insieme. Allora, come sapete, noi di solito le cacchette le apriamo da qui, però so anche che c'è un altro metodo, così, praticamente tagliando qua, esce fuori lo slime e in automatico possiamo tirar fuori anche il personaggio. Ragazzi, raffreddore. Allora, io non lo vado a tagliare perché queste poi me le conservo, anche se puzzano terribilmente, però. Mettendole fuori un po' all'aria, poi la puzza scompare. Non basta la puzza della cacca di pallina, in caso no bisogna avere anche queste, no? Allora, vediamo. Andiamo a vedere se questa teoria è Allora, giusta. vediamo slime water rosa. Vediamo. Aspettate. Guardate. Questo, ragazzi, è il nostro primissimo slime water. Vedete che è come se fosse E acqua. quindi direi che il metodo Guardate. pare proprio che funzioni. Non so se si vede, ma è Sì, bagnaticcio tipo. e beh, se no si chiamerebbe il water. Fa rumori abbastanza strani. Allora, questo ovviamente esce fuori perché essendo water, per forza. Adesso ve lo faccio vedere, va, visto che Ok. ci siamo, guardate. Sì, questo si chiama slime, diciamo. Secondo me, no? Water, acqua. Sì, vero, però è più uno slime degli altri, secondo me. Esatto, A io parte, vabbè, lo adesso. slime crunchy, che anche quello effettivamente è uno slime. Allora, mi devo asciugare le mani e poi vediamo se ci ho azzeccato. 3, 2, 1. Eccolo qua, ragazzi! Abbiamo trovato il draghetto verde, quindi la teoria funziona, direi proprio di sì. Allora, praticamente, chi di voi appunto comprerà Questi queste prodotti, cacchette insomma, e per non farvi vorrà. spendere troppi soldi nel trovare Esatto. una ciofeca che poi non volete, questo metodo Funziona. funziona al 100%, quindi siamo contenti di potervi portare questo metodo. Portare questo metodo, farvi vedere, Esatto. importare. Beh, a me piace dire comunque che non siamo stati noi a scoprire questa cosa, ma sono state altre Esatto. persone, per cui ringraziamo innanzitutto quelle persone che hanno fatto sì di scoprire questa cosa e noi l'abbiamo riportata qui. Tra l'altro, questo ragazzi si può trovare sia nella cacchetta gialla sia nella cacchetta rossa. E so anche che questo si può trovare anch'esso in una di queste.
questo giallo, perché quello rosso non l'ho sentito, quello giallo sicuramente, quindi puoi trovare uno dei due. Io ho avuto la fortuna oggi perché ho trovato quello verde, ma in più ho potuto scambiare quello rosa. Quindi c'era la possibilità di trovare questo qua rosa. Anche sì, però vi ricordo sempre anche la teoria dei pesi, che appunto questo, essendo lo slime water, pesava un botto. Io l'ho sentito quando l'ho preso, tra l'altro era l'unico rimasto giallo, senza le alette. Poi c'erano tutti gli altri colori che a me non mi interessavano. C'era una, ce n'era uno rosso, però con le alette, e quindi non l'abbiamo preso. Perché il rosso, vi ricordo appunto, che si può trovare, cioè il draghetto si può trovare senza ali. Adesso mi è stato detto che questo qui verde brilla al buio. Io vorrei fare una prova adesso. Lo dovremmo mettere sotto una fonte di luce, in modo tale che la luce l'attira, dopodiché faremo buio e vedremo appunto se cambia, cioè, cambia colore, insomma, si illumina. Bene, allora andiamo. No, deve stare ancora. Come intravediamo, comunque deve si sta stare ancora. Illuminando, si sta illuminando. Adesso lo faccio, vedete, lo faccio stare un altro pochino, ragazzi, e poi ve lo faccio vedere completamente illuminato. Eccolo, ragazzi, vedete? Guardate che meraviglia. Eccolo qua, mi sono ciecata. Si vede? Sì, sì. Si vede bene? Sì, comunque si vede. E comunque, ragazzi, appunto, vi dicevo, per il metodo, questo è il metodo giusto, ecco, per chi lo vuole, ovviamente. Eccoci qua, quindi, ragazzi. Scriveteci sotto nei commenti se qualcuno di voi queste cracchette, insomma, questi cutie tutties l'avete comprati, se qualcuno di voi ha trovato il draghetto, se sapeva di questo metodo, qual è il vostro preferito o i vostri preferiti, e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate un like al video se vi è stato utile, per dare la vostra opinione. E niente, ragazzi, ovviamente, visto la maggior parte di chi vede video non è iscritto al canale, perché è sempre così, se vi fa piacere vi iscrivete, altrimenti non c'è problema. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video domani. Ciao ciao, ciao.